naturalmente non soltanto i bilanci delle banche, ma i bilanci delle imprese erano deteriorati, e questo ce lo ricordiamo tutti, e vuol dire, con onore alle imprese che ce l'hanno fatto, forse qualcuno ha messo risorse nell'azienda per continuare a essere e per fare quello che fa oggi. Poi abbiamo vissuto un 2015-2018, ho fatto bene a riportare il 2018, fatto da due elementi importantissimi per il sistema delle aziende e per chi fa questo mestiere: fiducia, il rapporto fiducia, e soprattutto in maniera molto positiva con il discorso del sistema del credito, accesso al credito, perché lo dico da chi opera sul territorio, accesso al credito, anche se dietro questo accesso al credito non dimentichiamo che c'è stato un grande quantitative easing, soldi messi dal governo per favorire questa cosa, e quindi questo è stato utile, accesso al credito sia alle imprese che alle famiglie, e infatti le transazioni sui mutui sono transazioni positive, qui si legge benissimo questo elemento. Poi la decisione delle famiglie, tasso fisso, tasso variabile, è anche confermato, perché le famiglie vanno alla ricerca di una certa stabilità anche per il futuro, perché si fanno i conti su quello che è. Naturalmente famiglie molte volte sostenute dai cosiddetti genitori e dai nonni, qui si legge anche questo elemento. Quindi questo ha creato un sistema che in qualche maniera, i dati lo danno, ha fatto crescere sia a livello nazionale, sia a livello del Mezzogiorno, ma anche a livello di regione e di capitale. Anche se qualcuno forse non ha letto bene, se portiamo il ragionamento su quelli che sono i confronti tra l'Italia, la Spagna, la Francia, il Portogallo, mettiamo a parte la Germania che fa storia a sé e togliamo la Francia che è stata avanti a noi, ma almeno il confronto con la Spagna ci vede perdenti, perché noi siamo perdenti rispetto agli altre nazioni.